Oggi 22 febbraio 2021, giusto un anno dalla chiusura dei teatri. Dietro di voi c'è questa scritta che è quasi un appello. Facciamo luce sul teatro, ma è veramente un appello, Ivan? Sì, speriamo che sia qualcosa di più. Diciamo, oggi simbolicamente si accendono le luci sul teatro, ma per il momento sul teatro è stato fatto ancora poco, soprattutto per chi lavora nel teatro, non tanto i teatri, ecco, che magari hanno avuto, non so, ristori, finanziamenti, diciamo, giustamente a sostegno delle perdite, ma per quanto appunto il teatro sia ancora chiuso, non si dà la possibilità ad attori, alle maestranze, ai tecnici, ecco, di poter continuare a lavorare. E questo, diciamo, è un grande problema anche per quello che credo sia il messaggio che si dia alla società, cioè il tenere i teatri, i luoghi della cultura chiusi per un anno intero, senza prospettive di riattività o di idee alternative, secondo me, soprattutto ai giovani, ma in generale a una società come anche quella di una piccola realtà cittadina come la nostra, può dare un messaggio appunto di negatività assoluta, che non è soltanto per il teatro e quindi per il mondo del lavoro che c'è dietro al teatro, ma è per il mondo di chi fruisce del teatro. Il problema è un problema di fruizione della cultura, di diffusione della cultura, di perpetrazione della cultura. Il teatro è il luogo in cui ci si scambia con il pubblico emozioni, sentimenti, oltre che nozioni, opportunità di conoscenza e di approfondimento. E quindi questo contatto, anche mediato dall'opportunità di mascherine, di vetri, di distanziamenti, non dovrebbe essere negato, perché è fondamentale la trasmissione della cultura, soprattutto in momenti di così alta fragilità psicologica. Ecco, il messaggio che passa con un anno di teatri chiusi è che questo non sia importante, non sia una priorità, non sia un'esigenza, ecco, questo. Cosa vi manca di più? L'incontro col pubblico, tutte quelle sensazioni, insomma, nei camerini, prima di entrare in scena, le ansie, le paure, le emozioni, insomma, il sentire l'applauso, il fare il commento poi dopo con lo spettatore che magari ha un sacco di cose da chiedere o di perplessità, l'affrontare i testi insieme senza paura, insomma, questo, manca la vita, manca tutto. E manca l'opportunità di riconoscere a me stessa nel ruolo che ho scelto una funzione sociale, cioè non esiste più l'idea di sentirsi dimensionato rispetto al mondo esterno, si è solo in se stessi, e quando si è artisti è ancora peggio, perché l'arte la si fa per sé, ma la si fa soprattutto per gli altri.